Squadra in ritiro e società al lavoro sul mercato. In casa biancazzurra la stagione è già iniziata. Il direttore tecnico Giorgio Repetto e il DS Peppe Pavone puntano sul giusto mix fra giovani ed esperti. Repetto, Aschong, Petit Piré, in prota, Sepe, qual è la situazione? Sai più tu di me. No, stiamo aspettando delle risposte, perché sono tutti giocatori che appartengono ad altre società, per cui aspettiamo delle risposte non solo da loro, anche altri che abbiamo contattato. E Sepe ha manifestato la volontà di venire qui, gli piace sia la piazza che stare di nuovo sotto gli ordini del mister, però ha una o due richieste dalla Serie A, quindi sarà da vedere se riscontra la volontà, in questo caso dell'Empoli, di farlo giocare titolare. Allora è chiaro che può essere ingolosito la Serie A. Per quanto riguarda Improta, noi abbiamo fatto, credo, il favore al Genoa di lasciargli Ragusa, e come contropartita c'era il prestito di Improta. Mentre noi abbiamo subito effettuato il prestito di Ragusa, perché anche diciamo che loro sono stati un pochettino più lenti nel metterci a disposizione Improta, però per quello che sappiamo oggi il ragazzo e il procuratore dovrebbero essere a Genova a mettere a posto la situazione. Quindi io penso che in questa settimana siano più giocatori che arriveranno un po' alla spicciolata. Souwe arriva stasera a Milano, poi andrà a firmare il contratto a Verona, poi verrà giù domani o dopodomani, da Silva idem, insomma, quindi avremo un po' di arrivi alla spicciolata, ma noi abbiamo incominciato molto presto proprio perché sapevamo che avremmo avuto questo problema. Questa è una settimana, 10 giorni, che servirà al mister sia per allenare quelli che ci sono, per conoscere quelli che sono già arrivati e per potersi anche, per avere anche un'idea di quello che possa essere il valore di alcuni giocatori che sicuramente conosce poco. Giorgio, Marco Capuano potrebbe lasciare Pescara? Marco Capuano si meriterebbe di andare in Serie A per quello che ha fatto in questi anni. Diverse le spine in rosa, Peppe Mascara è pronto però a salutare. Ma con Mascara ho parlato l'altro giorno, un ragazzo di grande intelligenza e sensibilità, credo che non ha capito che magari qui è un po' più complicato per lui rimanere a giocare. Penso che si arriverà a una risoluzione consensuale. Abbiamo l'appuntamento un po' più avanti, senza fretta, voglio dire. Per gli altri non lo so, perché Sforzini ha un contratto, è un giocatore che in Serie B ha sempre fatto molto bene. Abbiamo Maniero con l'ultimo anno di contratto, abbiamo Vukosic con ancora 2 anni di contratto. Bjarnason ha manifestato già l'idea di non voler venire a Pescara a giocare in Serie B, perché quindi sta a lui, al suo procuratore, al suo entourage trovare l'accordo, trovare l'acquirente. E noi non è che facciamo un discorso di cifre, però è un giocatore che l'anno scorso è stato quotato 1 milione per la metà. Certamente c'è anche il contraltare, che l'abbiamo riscattato con 20.000 euro.